È sacrosanto manifestare il proprio pensiero, ma questa libertà non può trasformarsi nel sabotaggio della libertà di movimento, studio, lavoro e circolazione di milioni di italiani che si sono vaccinati. Lo ha detto il ministro per il Sud Mara Carfagna alla Festa dell'Unità ai Giardini del Galluzzo a Firenze, una serata che ha visto anche gli interventi del ministro della Salute Roberto Speranza, del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in collegamento da Roma e del sindaco di Firenze Dario Nardella. Sul piatto gli argomenti di maggiore attualità, come la manifestazione No Vax, No Green Pass. Se davvero si dovesse arrivare al blocco delle stazioni, delle scuole o di quant'altro, io chiedo davvero che i responsabili vengano puniti con rigore, con severità, perché questo non è il momento della comprensione, è il momento del rigore, con l'obiettivo di tutelare e di salvaguardare la salute e la sicurezza degli italiani. Altra sfida del governo, alla luce della crisi in Afghanistan, è l'accoglienza dei profughi. Rispetto alla pandemia, l'Europa è stata capace di dare una risposta molto molto robusta. Quando poi usciamo dai nostri confini nazionali, l'Europa non esiste, non conta. Pensare che italiani, spagnoli, francesi, tedeschi, ma anche ungheresi o polacchi possano da soli rispondere alle sfide degli stati falliti e delle migrazioni e dei flussi di profughi è un'utopia, è un'illusione. E la politica non può più vendere illusioni o utopie ai cittadini che chiedono invece risposte concrete.